incontro, un'esperienza così di approfondimento della fede che diciamo in questa forma così con voi tutti insieme tra di noi io faccio anche per la prima volta, risponde a un bisogno di mettere in pratica qualche cosa di quello che Giovanni Paolo II tante volte ha chiesto come forma di nuova evangelizzazione. Già nel 1979, quando lui andò la prima volta a Nowa Huta in Polonia, vedendo i cambiamenti della società che c'erano già, ha intuito che per l'Europa secolarizzata occorreva un nuovo annuncio del Vangelo, un nuovo contatto con Gesù, in modo che le forze, diciamo, un po' di secolarizzazione, cioè di allontanamento da Dio, che si manifestavano già nella società occidentale in modo forte, potessero essere risanate da un nuovo contatto col Vangelo e una esperienza di fede capace di essere trasmessa alle nuove generazioni. Ora, questa intuizione poi si è sviluppata tanto e anche l'ha presa bene Papa Benedetto, anche Papa Francesco trasformandola un po', eccetera. Quindi noi siamo radunati, insomma, così per questo cammino che facciamo insieme per 3 mesi come una prima esperienza. Poi vedremo come sono i frutti e come anche evolverà, diciamo, nel cammino. Si tratta in particolare di aiutarci tutti, non solo io a voi, ma anche tra di noi, perché quella fede che noi già abbiamo, per grazia di Dio, è una grazia grande aver mantenuto la fede in questo mondo, dove tanti purtroppo non ce l'hanno più, e questa fede possa ravvivarsi, crescere e diventare più capace anche di testimonianza. Di testimonianza. Io anche ci ho tenuto un po' di non allargare troppo il numero, anche se l'idea è di arrivare a tutti, diciamo, l'apertura verso tutti, però di mantenere un numero contenuto, perché è molto importante in questo progetto che noi seguiamo la relazione tra di noi, questo di conoscerci, di volerci bene, eccetera. Ecco, questo cammino che noi vogliamo fare in pratica poggia su due requisiti, su due elementi, diciamo, quello che vogliamo fare. Un elemento è l'incontro tra di noi. Ecco, questo che noi facciamo stasera più o meno sarà con contenuti un po' che cambiano passo passo, però sarà simile a questi prossimi che faremo. Quindi c'è un incontro ogni 15 giorni. Io ci ho pensato parecchio su questo ritmo degli incontri. All'inizio pensavo una settimana, poi un mese, eccetera. La settimana l'ho escluso, no? Per due motivi. Intanto perché sarebbero troppo fitti, diciamo, ma anche per un altro motivo importante. Il secondo elemento del cammino è proprio il tempo che noi viviamo a casa, nel lavoro, nella società, perché ci vuole un tempo in cui noi ci sforziamo di vivere quelle grazie che il Signore ci dà e che nell'incontro si manifestano, diciamo, almeno a livello di idee, di esperienze un pochino. Quindi il cammino che noi facciamo poggia su due elementi: l'incontro che facciamo così tra di noi ogni 15 giorni e poi la vita pratica concreta di ciascuno di noi là dove saremo, ognuno nel suo ambiente di casa e poi anche nella società, tutte e due le cose. Ecco, all'inizio vi dico un po' com'è. Anche io ho maturato questo piccolo progetto, perché è utile per voi, non solo come confidenza, di sapere. All'inizio io, nei miei appunti, l'avevo chiamato corso di nuova evangelizzazione, primo corso di nuova,
Poi, riflettendo, pregando, ho capito che la parola non era tanto adatta. È meglio chiamarlo cammino di nuova evangelizzazione, cammino. Perché? Dove sta la differenza? Quando noi parliamo di corso, viene in evidenza l'insegnamento che si dà, ciò che si capisce, che viene spiegato, eccetera. I corsi ci fanno pensare un po' all'università, diciamo, no? Dove ci sono questi corsi, si spiegano le cose, eccetera. E questo mette in risalto la parte intellettuale della conoscenza, mentre noi, denominandolo cammino, mettiamo l'accento sulla esperienza di vita che sgorga dall'ascolto della parola di Dio, delle riflessioni che facciamo. La riflessione ci vogliono perché senza la verità di Gesù non si vive, ma non basta questo ascolto, questo approfondimento, questa meditazione. Poi ci vuole che ciascuno, con le grazie che ha, con il peso che ha della vita, le prove che vengono, vada avanti nell'esperienza della fede. Ecco perché preferisco che lo denominiamo cammino, cammino di fede, un cammino. Ecco. E in questo cammino ci sono vari elementi che dopo anche spiegherò un po' meglio, però un elemento importante che riguarda l'aspetto comunitario tra di noi è quello di conoscerci tra di noi, conoscerci, volerci bene, cercare di volerci bene, di aiutarci nelle piccole cose, per cui anche in alcune cose ci terremo collegati, pregheremo gli uni per gli altri. Io sarei contento se anche stasera riuscissimo a fare una fotografia tutti insieme da mettere sul telefonino per tenerla presente, una piccola cosa, ma è un segno di questo. E poi non basta, diciamo, questo di volerci bene, di servirci gli uni gli altri nelle piccole cose, questo è un punto di partenza. Però dopo noi, con questo stare insieme, aiutarci, vogliamo diventare di più missionari di Gesù, cioè avere la forza anche nel mondo, non solo in casa, anche di fronte a chi non crede, di testimoniare la fede. Ecco, siccome io amo molto un po' le sigle che a volte ci aiutano a ricordare i concetti, ne ho fatta una nuova, che è il CSM. Avete mai sentito questa sigla? CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Perché questa ci ricorda gli elementi di cui sto parlando adesso. C sarebbe la carità. Tra di noi, volersi bene, conoscersi e volersi bene. Ecco. S vuol dire servirsi con amore, sviluppa questa parte della conoscenza, non basta conoscersi, anzi dobbiamo stare attenti a questa conoscenza che sia veramente discreta e rispettosa. E poi la M ci ricorda questa apertura missionaria. Noi cerchiamo di conoscerci, di servirci con amore nelle piccole cose e poi per diventare missionari. Una forte unità tra di noi e una grande apertura missionaria. Grande apertura missionaria. Mi viene in mente spesso questo di Padre Annibale: ho desiderato la mia salvezza e la mia felicità come quella di tutti gli uomini. Ho desiderato per gli altri quanto di meglio ho desiderato per me. Quindi ci riuniamo stretti anche in pochi, ma con questa apertura verso tutti.